Io non sono passato alla riforma, rimango nel cattolicesimo, però mi piacciono le idee dei protestanti. E così fanno tutti quelli delle altre mozioni. Voi della Marina siete più bravi, cioè della mozione è scritta meglio. Dite le cose nuove, lo dice D'Alema, lo diceva l'altro giorno Furio Colombo, Marino è il futuro, però per il presente ci teniamo Franceschini, ma anche no, cioè possiamo fare un tentativo, buttiamoci. Tutti dicono questa cosa. E quindi, anche perché guardate, la forza di Ignazio Marino è la coerenza tra il dire e il fare, guardate, è una banalità straordinaria. Noi abbiamo pensato come costruiamo questa proposta politica. Le cose che diciamo poi le facciamo. E ne facciamo con la costanza di dire le cose per un po' di tempo e vedere l'effetto che fanno nella società italiana e le facciamo anche con l'esempio. Perché anche questa cosa conta. Chi interpreta le battaglie politiche, è anche per quello che bisogna saper guardare avanti, senza perdere nessuno, senza guerre di religione, senza di Dio. Non ho mai usato l'espressione apparati, però che Massimo D'Alema dica nelle altre mozioni sono le nomenclature, io ho detto cavolo, cosa faccio? Faccio consigliere regionale da una legislatura, però sta a vedere che la nomenclatura sono io. Ecco, allora mobilitiamo questo partito, perché questo è il punto poi che il senso anche della nostra mozione, muovere il dibattito. Noi siamo una mozione un po' evangelica, sì sì, no no, tutto il resto del maligno. Io intanto penso a Binetti come prende questa provocazione di Ignazio Marino, evangelica, ma noi siamo anche una mozione evangelica nel senso più vero, cioè a noi interessa di più il PD che la nostra mozione, non so quanto possono dirlo gli altri. Io ridendo lo ricordo sempre, una sera mi arriva in questi giorni, queste settimane di lavoro bello, poi ci si diverte, non è mica un lavoro, sempre meglio che lavorare, diceva qualcuno, no? Per cui ci si diverte, ci si stanca, ma ci si diverte. Mi telefona un amico dalla provincia e mi dice: Pippo, abbiamo preso il 10%. Dico: dove? È un congresso piccolo ma tosto, una grande discussione. Ma quanti eravate a votare? 10? Ma tu votavi lì? E lui era il 10% fisico che telefonava. Allora, a noi questi numeri non interessano, non interessa che il 25 di ottobre ci sia, oltre che questa sala piena di persone a votare, davvero la capacità di fare un'esercitazione, provare a riaprire il PD, perché ci siamo un po' chiusi. Io dico, c'avevamo lo scudo congressuale, questo lo scudo fiscale, dire una cosa, ma eravamo un po' intimi a volte, anche nel dibattito, partito liquido solido. Sono andati dal panettiere e diciamo, proviamo il partito liquido oggi, era un disastro, quindi diciamo, voi non state bene. Perché siamo riusciti a comunicare poco fuori. Se ci fanno una domanda sul mercato del lavoro, tutte e tre le mozioni dicono la stessa cosa, ma avessimo dato un messaggio al paese in questi mesi sul mercato, sui precari. E se ne parla sempre in modo teorico, sempre in modo così, come se fosse un esperimento scientifico. No? Prendiamo un precario, però in realtà i precari sono persone, sono lavoratori, sono una generazione politica e esistenziale, perché quelli della mia età hanno vissuto quel problema, è sempre collegato, guardate, al 94, perché nel 94 non c'era lavoro a tempo determinato, non c'era internet, si usavano i fax, c'era il popolo dei fax, non c'era l'ambiente, come diceva Milia, non c'era l'ambiente alleato della tecnologia, no? Quello che fa fare i soldi, per parlare nel mondo dell'impresa, che fa crescere un sistema paese. Non c'erano tantissimi, non c'erano neanche gli stranieri, iniziavano ad arrivare, c'era Claudio Martelli che se ne occupava, uno dice, cavoli, Claudio Martelli è passato tanto tempo, invece gli altri sono rimasti tutti lì, tranne Claudio Martelli. Allora ecco, io credo che noi dobbiamo ritornare a parlare fuori, questa cosa del 25 ottobre noi dobbiamo viverla così. Io sono convinto che andranno meglio, perché tutte le volte fanno le previsioni a ribasso i nostri dirigenti nazionali, secondo me sono più di 2 milioni. Bisogna però che in queste ore noi spieghiamo il senso che quello che diceva Selma non si riduce a chi votate, poi vince Marino come spiegavo, ma non è quello il problema. Vince la politica, vince la capacità nostra di ritornare a raccogliere un po' di adesioni, di aprire una conversazione con la città, con il quartiere dove siamo, partendo magari anche da esigenze locali, dicendo guardate che noi quando apriamo i seggi apriamo anche una stagione politica nuova. Perché sono veramente 6 mesi che ci stiamo occupando di noi, davvero in modo, ormai sappiamo tutto di noi, forse sappiamo poco o ancora troppo poco di quello che ci succede intorno. In questa lunga stagione congressuale io ho un campione che si chiama Armando, che è un compagno operaio della Pirelli che vota in un quartiere della mia città, che è intervenuto al congresso per raccontare la sua giornata di pensionato. Lui si sveglia la mattina, va a prendere il giornale. Il signore davanti chiede il corriere e le dico avanti dice no, non c'è finito il corriere, prenda il giornale. Allora Armando, che è un
comunista da sempre, dice: no, scusi, giornale, ma non è la stessa cosa che il Corriere. E il signore che prende il giornale dice: ma lei che cavolo vuole, un anti-berlusconiano, ma si lasci perdere, ma se ne vada, rissa in edicola, va a tagliarsi i capelli. Il parrucchiere è meridionale, ma ce l'ha con gli stranieri. Armando, che è il comunista mai di Monza, quindi un po' leghistino, diciamo, come riflesso, dice: ma noi vi abbiamo accolto che vi arrivate da lontano, adesso mettiamoci insieme e accogliamo anche le persone che arrivano a fare la stessa cosa, a lavorare, a integrarsi, eccetera. Litigata, cambia parrucchiere, non funziona neanche il parrucchiere. Va al supermercato. La cassiera non si può alzare a fare la pipì, perché ci sono anche di questi problemi nella società italiana, e da 3 ore che è ferma. Allora Armando, che è un grande sindacalista, dice: no, vado lì io e faccio io, sto lì io alla cassa, così lei può andare. La signora ringrazia e, passando di davanti, dice: però sa, con tutti questi statali che non fanno niente la mattina alla sera, c'ha ragione Brunetta. E Armando crolla definitivamente. Questo, mentre noi ci interroghiamo sulla posizione prevalente, il partito liquido, l'alleanza con Casini, le persone si pongono di questi problemi, lo fanno con un taglio culturale che è molto di destra. Pensate alle vostre povere coste, che adesso no. Pensate al dibattito sul piano casa in tutto il paese, pensate a dei riflessi che ormai stanno diventando talmente connaturati alla nostra società, che Berlusconi, con tutto quello che è successo quest'estate, è ancora in testa ai sondaggi che di tutte le case, di tutte le provenienze, di tutte le committenze possibili. Allora noi dobbiamo fare questo lavoro, ci vi rendete conto com'è appassionante la sfida? Da una parte problemi nuovi, affascinanti, una parolina di 5 lettere, Obama, non so, magari potrebbe anche essere preso ogni tanto, non per copiargli perché è simpatico, è cool, è figo, c'ha la moglie carina, cioè queste robe che vediamo sul web, no, la politica, sostanza politica. L'altro giorno Ezio Mauro diceva: non so se vado a votare, adesso va di moda la scheda bianca, altra cosa che non capisco, andate a votare e scegliete, ci sono 3 opzioni forti in campo, non c'è bisogno di fare sempre i difficili, gli snob. Però diceva: io voto e voterò il candidato che ha più a cuore i temi della Costituzione. La nostra mozione è tutta costituzionale. Barack Obama è uno ossessionato dalla Costituzione americana, dai diritti, dal rispetto delle differenze, dalla tutela degli stili di vita di ciascuno, da quell'uguaglianza sostanziale, perché qui siamo tutti uguali, no? La libertà di stampa, tanti argomenti, le sensibilità, gli orientamenti sessuali, siamo tutti uguali. Peccato che in Italia sia un paese in cui siamo un po' meno uguali che altrove, dove le donne sono un po' meno uguali, dove gli omosessuali non hanno diritti minimi, perché le unioni civili ce le hanno i partiti conservatori nella proposta politica degli altri paesi. Noi abbiamo fatto, dico, e Rosibini bisognerà spiegarglielo prima o poi, perché era un onestissimo tentativo, ma i dico prevedevano che voi andavate in comune, ma non col vostro partner a stipulare l'unione civile, dovevate andare a turno e mandarvi una lettera. No, è vero, la proposta del governo Prodi. Allora, capite, perché sennò sembrava troppo un matrimonio, ma voi vi rendete conto? Il testamento biologico, Franceschini domenica scorsa ha detto: io voglio la legge sul testamento biologico, e la vogliamo tutti, però sta di fatto che noi abbiamo passato una primavera a torcerci le budella su questa vicenda, a perdere consenso, a perdere un rapporto con persone, vi assicuro, io credo che sia un dato che attraversa tutte le generazioni, ma la mia certe cose non le capisce proprio, non le capisce proprio. Unioni civili, il testamento biologico, non capiamo i motivi che ci ostacolano, no? Per avere una legge su queste cose. Bene, tutta questa vicenda noi l'abbiamo vissuta a titolo personale, non avevamo un partito che ci rappresentasse questa stagione, in cui Ignazio diventava un simbolo semplicemente perché diceva le cose precise, documentate e coraggiose. Allora noi dobbiamo tornare lì, dobbiamo tornare dove succedono le cose, dove c'è una società che ha voglia di fare la politica. Guardate, lì oltre a Obama c'è un grande esempio della letteratura, che è Cattarella, l'assistente di Montalbano, che usa questa formula, parla con l'italiano un po', come parlano i politici, che non sempre sono, e dice: no, di persona personalmente. Noi dobbiamo fare una politica così, dobbiamo spenderci noi. Con queste primarie facciamo una piccola esercitazione, cerchiamo, Ignazio dice 30 persone a destra, per motivi biecamente elettorali, perché se moltiplichi, fatto dei conti, dice 30 basta. Vabbè. L'importante è che voi mandiate questo messaggio, che contattiate le persone sulla base della, oltre che della mozione Marino, del progetto della Molletta, fai vedere che ci tieni, di tutta la nostra campagna, sulla base della vostra convinzione.